Non dico un no a priori, in assessorato valuteremo con carte alla mano. Così Nicola Campitelli, assessore regionale rifiuti, si esprime sull'ampliamento della discarica di Lanciano. La richiesta giunge dall'Assemblea dei sindaci soci di Ecolan, la SPA pubblica della gestione rifiuti nel Frentano. L'autonomia di Cerratina, che accoglie il rifiuto indifferenziato ma trattato senza organico, quindi inodore, è stimata in altri 4 anni per circa 330.000 metri cubi di capacità residua. Se non si comincia da adesso a progettare l'ampliamento, questo è l'appello di Ecolan, il territorio rischia di rimanere senza discarica. Ma l'assessore Campitelli non vuole certo l'emergenza sanitaria e dice: in Abruzzo al momento ci sono a disposizione circa 800.000 metri cubi di volumetria residua, disponibilità che provengono dalla discarica di Atri non realizzata e dal CIRSU ceduto ad un privato. È chiaro che il faro che illumina il percorso di questo governo regionale sulla gestione dei rifiuti va nella direzione della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, tant'è che sto predisponendo una legge regionale per recepire le 4 direttive europee proprio sull'economia circolare, riuso, riciclo e anche per introdurre il concetto che chi meno inquina meno paga. Quindi introduco una clausola, un articolo dove i comuni sono obbligati a riconoscere il 10% di sconto sulla Tari ai cittadini più virtuosi, perché i cittadini virtuosi vanno premiati. Detto questo, io non sono per il sì o per il no a prescindere. Le cose vanno valutate, vanno studiate in modo approfondito. Ascolterò, qualora, o meglio, nel momento in cui mi arriverà la richiesta di questo ampliamento, valuteremo insieme agli uffici, insieme ovviamente anche al Comune di Lanciano, che comunque ha, e i sindaci che fanno parte di questo comprensorio, il da farsi ovviamente per avere in mente un unico obiettivo, il meglio per il nostro territorio. Quindi si può dire che il suo non è un no a priori. Né un sì né un no a priori. Va studiato il progetto, va studiato tutto. Comunque, anche detto in conferenza stampa, non andremo sicuramente verso l'emergenza sanitaria come è successo a Roma o a Napoli. Assolutamente no. Non possiamo trascurare, voglio dire, quello che sta succedendo in altre parti d'Italia, dove ci sono dei no a prescindere senza nessun senso e poi ti ritrovi i rifiuti bruciati per strada. È ovvio che questa è una condizione che noi in Abruzzo non dobbiamo e non vogliamo raggiungere. Bisogna valutare in modo sereno, onesto, la cosa migliore da fare per questo comprensorio e per il territorio. Ha anche detto le discariche abruzzesi solo per i rifiuti degli abruzzesi. Assolutamente sì, questo è un altro concetto che fa parte ed è entrato in vigore dal momento in cui io sono assessore ai rifiuti, diciamo, della regione Abruzzo. Ho dato, diciamo, un'indicazione ben precisa e soprattutto ho fatto chiarezza, dove al primo posto c'è l'interesse collettivo e quindi dei cittadini, e secondo punto che nelle discariche pubbliche abruzzesi soltanto i rifiuti degli abruzzesi. Punto.